pensiero estemporaneo della giornata, la salita per le felici. Comincia il nostro percorso lungo il Danubio, la mitica danubiana che tanti cicloamatori amano percorrere ogni anno. Infatti qui incontriamo molta gente in bicicletta che di solito fa appunto il percorso del Danubio, la parte serba del percorso del Danubio, che è tra le più belle. Qui la natura non permette molti insediamenti umani perché le pareti sono a picco, una sorta di canyon lungo il Danubio. Quindi è raro trovare il villaggio, è raro trovare anche il posto per mangiare. Quindi prossimo villaggio, 18 chilometri. 18. Ottimo. D'altra parte siamo in un canyon, cioè non è che ti puoi aspettare un burek in un canyon. Purtroppo è così. Però ci sono dei bellissimi tunnel non illuminati. Quello sì che è veramente un po' una sfida. Che alcuni sono anche lunghetti, 800 metri, un chilometro, che in bici ci metti il tuo tempo a percorrerlo. Finalmente troviamo un posto per mangiare. Ok. Oggi si va avanti a uova sode a colazione, uova fritte adesso. A pranzo. E a cena? Che uova mangeremo? Alla cocca. Alla cocca. Niente, riprendiamo la nostra strada lungo il Danubio e incontriamo una famiglia di ciclisti. Avevamo già incontrato diversi ciclisti appunto che facevano questo percorso lungo il Danubio, ma per la prima volta incontriamo una famiglia di ragazzi tedeschi con due bambini e uno dei due aveva 6 mesi. Quindi erano una famiglia fantastica e per la prima volta abbiamo incontrato gente con le bici più cariche di noi perché avevano di tutto. Say hello to the friends. Come sempre alla fine della salita c'è il premio del panorama, oltre che della soddisfazione personale di avercela fatta. Guardate questa donna, guardate come gioisce. Tutta la gioia che procura questo mezzo di locomozione così nobile, qual è il bicicletto. Un mezzo antico eppur così moderno, che ti porta in capo al mondo con la sola forza del tuo sudore. Le tue gambette. Molto romantico. Un mezzo di locomozione romantico. La mia bicicletta ha un nome, si chiama President. È una bicicletta belga. L'anno di nascita del President può essere ricondotto al 1936, originale al 70%. Quindi una bici in realtà che non ha niente di speciale, se non il fatto che negli anni 30, quando si costruiva qualcosa, lo si faceva con criterio perché questa cosa durasse negli anni. Mentre la bici di Elena invece è un po' più giovane, ha solo 30 anni. È una bici degli anni. È una bici contemporanea quasi rispetto a quella di Daniele. E anche lei sì, non ha niente di così eccezionale. È stata anche lei un po' modificata, abbiamo cambiato qualche parte, però è una semplice bici da turismo. Qualsiasi bici è una bici da touring. Basta lavorarci un po' su
capire come distribuire i pesi, capire quanto sforzarla. Si può andare in Asia con una graziella. Ok, lasciamo Donji Milanovic e ci dirigiamo a Drobeta Turbu Severin. Finalmente si entra in Romania. Si torna in Unione Europea. Per poco, per fortuna. E visto che fra 20 km lasceremo la Serbia, come non prendere l'ultimo piatto di cevapcic? E lasciamo la Serbia un po' a malincuore, perché è un posto che ci ha accolto benissimo e dove ci siamo trovati veramente bene, bei paesaggi, bella gente. E invece torniamo in Romania e torniamo nell'Unione Europea. Prima mattina in Romania, ci svegliamo circondati da mucche e patate. In Romania in teoria si dovrebbe rientrare nell'Unione Europea, ma in realtà è il paese meno europeo di quelli incontrati finora, proprio anche a livello visivo, no? A parte le grandi città che noi non abbiamo praticamente visto nel nostro percorso, però tutto il resto, che è tutta campagna, è costituita essenzialmente dalla casetta, l'orticello, gente che si muove con il carretto e il cavallo. Cioè, in realtà sembrava molto più Asia dell'Asia, insomma. Si dice che in Romania l'8% sia costituito da gente di etnia Rom. In realtà fuori dalle città vedi solo Rom. Quindi tutta questa vita di campagna è costituita da questa etnia, queste persone qui con i loro metodi di vita, che poi sono diversissimi da quello che noi siamo abituati a pensare come Rom in Italia, perché noi li chiudiamo nei campi e pensiamo che quello sia il loro stile di vita. In realtà lì sono tutti piccoli agricoltori dove l'autosussistenza è il loro stile di vita. L'accoglienza è stata diversa, sempre tornando al discorso delle due etnie, nel senso che i rumeni stanno molto sulle loro, invece i rom sono cacciaroni, cioè ti invitano a bere. Ciao. Entrati in Romania, la direzione che prendiamo è verso Valea Luistan. Valea Luistan si trova più o meno al centro della Romania, un po' spostata verso sud-ovest. Si tratta di un villaggio unicamente formato da persone di etnia Rom che furono deportate nei tempi di Ceausescu in cima a queste montagne. Siamo alle pendici dei Carpazi. La nostra idea era quella di cercare di fare un documentario su questo villaggio. In realtà tutte le associazioni che si dice lavorano sul territorio non ci hanno risposto, probabilmente non esistono, quindi noi un po' incoscientemente, un po' spericolatamente, un po' avventurosamente proviamo comunque ad andare a Valea Luistan e vedere cosa succede. Ed è qui che costeggiamo questo fiume. Come si chiamava il fiume? Non me lo ricordo. Ma assolutamente. Ma era un bellissimo fiume. Vediamo i Carpazi in lontananza e qui Elena rischia la vita. Rischia la vita e non se ne accorge. Ma che cazzo è deficiente di merda, coglione! Testa di cazzo! E in quei 3 secondi ho pensato, no dai, non posso mica morire così. E basta. Primo quadrifoglio, trovato dopo che mi stavano per investire con una macchina, quindi... Porterà bene? Speriamo. Eccoci a Valea Luistan.
È tardi e ci accampiamo nel bosco. Nel bosco. Nel bosco. Ci accampiamo lungo la strada, vicino al fiume. Tiriamo fuori il nostro fornellino ad alcol. È un fornellino autocostruito, ricavato da una lattina. Due pezzi di lattina, uno dentro l'altro. Tempo di realizzazione circa 3 minuti. Due tacche di lato per far uscire il fuoco. Ci metti sopra il pentolino e ti fai la tua pasta asciutta. Rigorosamente scotta, perché in Romania non troverai mai una pasta che non scuoce. Diciamo che è un po' difficile regolare la fiamma. La fiamma è quella, unica regolazione, però perfetta per la pasta. Il nostro primo amico a Valea Luistan è Otto, detto il Guercio. È stato con noi tutta la notte, ha abbaiato per proteggerci dagli altri cani. Ci siamo fatti intenerire. Si dà il caso che io abbia una scatoletta di goulash. E mi sa che Otto il Guercio potrebbe essere la persona giusta per dare una degna fine a questa scatoletta. E poi proviamo ad approcciarci al paese di Valea Luistan. Non conosciamo nessuno, sappiamo che andiamo in uno dei villaggi rom più hardcore di tutta la Romania. E veniamo accerchiati praticamente da tutto il paese. Riusciamo in qualche modo a comunicare, perché comunque il rumeno e l'italiano hanno un po' di cose in comune, poi qualcuno sapeva qualche parola di italiano. Vabbè, ci siamo divertiti tantissimo, perché essere circondati da un intero paese che ti tempesta di domande è sfottersi a vicenda, perché poi lì era la linea sottile tra l'essere sfottuti e lo sfottere. Se ti fai sfottere senza sfottere in cambio, fai la figura del fesso. Quindi lì dovevi andare un po' a insultare anche loro, stando attento a non pisciare fuori dal vaso. Quindi sono state 2 ore molto divertenti, devo dire, in cui appunto non siamo riusciti a fare un documentario su questa storia qui, però ci siamo fatti un'esperienza, insomma, di una piccola comunità, di come sono i personaggi lì. E ci hanno raccontato anche tante storie, le storie del villaggio, per quel che siamo riusciti a comunicare. Prossima tappa è Buzescu. Teoricamente la strada dovrebbe essere una pianura di 250 km, e invece no. Questa volta il GPS ci ha proprio fregato. Erano 15 km così, poi così, poi così, poi così, con rocce di questo calibro qui, un dirupo a lato profondissimo e basta. Ci abbiamo messo 2 giorni, un giorno per salire fino in cima e un altro giorno per scendere. Ci troviamo a quota 600 metri. Perché? Dobbiamo essere a quota? Boh, 0, 150, non sappiamo perché siamo qui. Abbiamo dormito in questo postaccio, al lato della strada. Anche questo è cicloscope. We'll be right back.